Lo hanno ribadito ancora attraverso questo striscione i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio, la loro volontà di passare dalla provincia di Pesaro Urbino a quella di Rimini, nonostante il referendum del 2007 avesse sancito quasi con un plebiscito il desiderio di abbracciare il territorio riminese, a tutt'oggi l'iter burocratico è ancora fermo al palo, nonostante, come sottolinea il sindaco di Montecopiolo Alfonso Lattanzi, l'articolo 132 della Costituzione parli chiaro. Ecco perché le amministrazioni sia di Montecopiolo che di Sassofeltrio, sostenute dalla provincia di Rimini, hanno voluto interessare personalmente i consiglieri regionali eletti nel collegio di Rimini, Marco Lombardi del PDL e Roberto Piva del PD, affinché anche all'interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna si sblocchi qualcosa per completare con i due comuni mancanti il passaggio definitivo dell'Alta Valmarecchia in territorio romagnolo. Siamo contenti che finalmente la provincia di Rimini aveva già espresso in precedenti occasioni sicuramente il parere favorevole sul nostro arrivo. Oggi hanno deciso di dare un segnale forte e quindi dopo 2 anni e mezzo di quasi silenzio spero che questa sia l'iniziativa che possa far ripartire il nostro iter per il passaggio in Emilia-Romagna. Speriamo oggi con questa commissione che ci riceve di poter portare avanti ancora il nostro processo. Come ben sapete c'è una volontà popolare espressa nel maggio del 2007 che ha chiesto di passare sotto la provincia di Rimini, comunque l'annessione alla regione Emilia-Romagna. Sono trascorsi 5 anni e teniamo viva ancora le aspettative dei cittadini. Democraticamente c'è stato un referendum, l'88% ha detto di sì. Speriamo che il tutto non venga dimenticato e lasciato in un cassetto.